Il laser, beh, nasce la necessità di riuscire a parlare in contemporanea con del testo, utilizzando un materiale, una materia che riesca, diciamo, a condensare anche la natura stessa dell'informazione. Cioè, quindi l'informazione parlo anche a livello di fotoni, no? Cerco di lavorare sia con un potenziale fosse scultoreo, solido, e quindi architettonico e metaforico, però in contemporanea. È sempre un enigma, no? Quello di lavorare all'interno di un contesto sempre nuovo, come negli spazi pubblici, per cui uno si ritrova a dover confrontarsi e anche modulare il lavoro rispetto alle situazioni, contesti, una storia anche che trova. Il lavoro a Taranto si è formato specificamente sia per questo spazio che per la natura sia del paesaggio che dell'architettura che ho trovato.